Ovviamente questo è un caso di scoliosi, no? Con un certo grado di scoliosi, nonostante da oltre 30 anni questa persona abbia inserita una placca che tende a raddrizzare la colonna, però dopo 30 anni probabilmente un po' ha ceduto. La spalla destra è più alta, la spalla sinistra è più bassa e si nota che la spalla destra ha una rotazione in avanti. Poi, per compensare il tutto, si può notare come invece il bacino ruota in avanti a sinistra, no? Proprio per evitare che lei cada e tenga a modo suo un equilibrio. Ovviamente, essendo partito già all'origine un importante grado di scoliosi, si può notare come la scapola sia più diciamo, esposta rispetto all'altra. E andiamo a vedere sotto la punta. Ecco qua, la punta delle scapole, abbiamo un paio di centimetri di dislivello. Quindi passi questa riga così si può vedere bene come in realtà le cose sono più o meno così. La colonna è leggermente spostata, qui è in asse. E qui si sposta un po' a destra, scende obliqua, spostandosi un po' a sinistra e l'osso sacro è a sinistra. Quindi, nonostante siano passati 30 anni, ovviamente la placca non è riuscita a mantenere la perpendicolarità nella colonna. Si nota la rotazione del gluteo che va in avanti a sinistra, si può notare anche come il polpaccio opposto, nonostante il piede più indietro sia proprio quello di sinistra, il polpaccio opposto sia più indietro proprio a causa della rotazione del bacino. E ovviamente la rotazione ci mostra anche come sia più aperto, ci sia più spazio tra il ginocchio sinistro e la riga, pur facendo la stessa pressione, l'altra riga invece vada chiudendo, addirittura la tendenza di andare dietro al colpaccio, se ne avesse l'opportunità. Osta per orizzontale, quindi qui è dove si toccano. Ecco, si nota un'altra cosa. Sì, gamba di mezzo centimetro. Quindi la rotazione le fa recuperare. La rotazione a sinistra le fa recuperare questo centimetro poco più che aveva di dislivello. Aspetta, che mettiamo. E addirittura le fa scaricare il peso quando si piega sull'altra gamba, quindi è diciamo un totale di un centimetro e mezzo, però questo fa in modo che il bacino basculi, quindi che non sia fermo ogni volta che cammina o che si piega. Come dire, un po' il passo del pinguino, tende a scaricare un po' di qua e un po' di là. Perfetto, rimettila dritta, perché la spalla tende a essere un po'... perché si nasce già così e sono posture. Ecco che siamo nuovamente posizionati da sdraiati e siamo tornati sulla posizione originale di orizzontale. Ok. Quindi c'è un bacino che bascola da qua fino alla S, okay, in circa un centimetro e mezzo. Chiudi gli occhi e rilassati.
Tutto bene? Sì. Sei riuscita a rilassare? Tenere questa posizione è uguale, è più facile? È più facile, perché ora il bacino... Prima il bacino era storto, quindi ora riposizionandolo, tenere una posizione, no? Ad angolo retto, diventa un po' più semplice. Ti faccio vedere dove sei. Mentre prima anche da seduta si muoveva. Una differenza. Perfetto. Allora, quello che ora possiamo andare a notare è che c'è un minor dislivello, anzi è quasi in asse, la spalla destra con la spalla sinistra, a livello osseo, e si è ridotta quasi del tutto la rotazione in avanti a destra. Ovviamente qui c'è ancora una scapola meno gonfia di prima, perché si nota che è meno gonfia, mentre prima era un po' più esposta ed era anche, e c'erano proprio delle emozioni intrappolate all'interno di questa scapola. Ovviamente c'è ancora una scapola, ci vorrà del tempo e andrà piano piano migliorando. Ora è nettamente migliorata la situazione, senti che tocco le tue scapole e andiamo a sentire la colonna. Senti che tocco la colonna, sto scendendo dritta, rispetto a prima è migliorata tantissimo. C'è ancora qui una leggera spostatura, cioè si sposta leggermente a sinistra, però rientra. E qui siamo in asse, l'osso sacro, senti che tocco l'osso sacro, è assolutamente al centro dei glutei, quindi parte una piccola ancora fuoriuscita qui, però sta già correggendo, ha già corretto moltissimo. Possiamo anche andare a vedere i glutei, unisci bene i piedi, perfetto, prima una riga era nettamente più in basso dell'altra. Andiamo anche a vedere la rotazione del bacino che è rientrata, quindi si vede come ora il bacino è perfettamente posizionato. Guarda Domi, riprendi quel polpaccio, ricordi che prima c'era uno spazio, no? Proprio perché la rotazione tendeva a portare in avanti il lato sinistro, e ora stessa pressione, le righe vanno chiudendo all'interno. Noi ci rivediamo tra un anno, il controllo è gratuito, e andiamo a vedere in un anno l'energia cosa produce.